siamo andati a intervistare più di 1000 ragazzi giovani, giovani fra i 18 e i 39 anni, comunque sempre giovani, chiedendo loro quali erano le loro intenzioni per il futuro, quindi se volevano rimanere nelle aree interne, se invece pianificavano di andare via, e abbiamo scoperto, con grande nostro piacere, che in realtà questi giovani vorrebbero rimanere nelle aree interne. Una grande quantità di queste persone, circa il 58%, pianifica proprio di rimanere a lavorare in queste aree, però poi c'è anche un 15% che dice che forse andrà via, ma per necessità, non per scelta. E quindi se noi riuscissimo a lavorare sulle aree interne e dar loro le possibilità di rimanere, sarebbe comunque un vantaggio. Quelli che rimangono a volte prendono il loro destino nelle loro mani, quindi decidono di mettersi in proprio, hanno un'idea imprenditoriale innovativa che può essere legata anche a prodotti tradizionali, ma che vengono reinterpretati in una chiave più moderna, oppure alla cultura, al turismo, che sono due assi portanti delle aree interne. Quindi riescono appunto a rimanere in queste aree, perché la mancanza di lavoro è comunque sentita da tutti. Le regole del parco molto spesso vengono viste come un vincolo, possono tornare ad essere un'opportunità se gli imprenditori, le imprenditrici, quelli già attuali ma anche i futuri e le future imprenditrici, le sanno rileggere. In questo senso, come Università dell'Aquila, stiamo portando avanti un dottorato di ricerca comunale applicato in un territorio prossimo, che è quello dell'area Gran Sasso-Valle Subequana, e quello che stiamo scoprendo è che anche nei settori tradizionali, penso all'agroalimentare, penso al turistico ricettivo, ciò che è importante fondamentalmente sono due aspetti: la capacità di innovare anche nella tradizione e rispettando i vincoli del parco, ma allo stesso tempo anche lo storytelling, quindi prendere i vincoli naturali e naturalistici come opportunità per raccontare una storia, anche perché i consumatori stanno prestando sempre più attenzione ai temi della sostenibilità.